Successo all'esordio in Coppa Toscana per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Extra spiega la Synergy con il punteggio di 86 a 73. Prima parte di gara molto equilibrata, con un ritmo elevato se si considera il periodo di preparazione. Dopo il 20-20 dei primi 10 minuti, gli ospiti, ispirati dalla coppia Volpe-Elez, si prendono qualche lunghezza di vantaggio, andando al riposo sul 40-36. Al rientro dagli spogliatoi c'è però il cambio di passo dell'Amen, che ribalta l'inerzia della partita sfruttando molti contropiedi di gioco in velocità. Con un parziale di 30-13, la sbacchio del terzo periodo sul 66-53, mettendo in evidenza a livello realizzativi gli ex di turno Fornare e Vasilenevic. Nell'ultimo quarto i sangiovannesi provano a ridurre lo svantaggio, tornando a 9 lunghezze di vantaggio, ma la squadra di Evangelisti è brava ad amministrare e a chiudere l'incontro sull'86-73. Buona la prima per l'Amen, che sabato prossimo affronterà in trasferta la Polisportiva Galli. Tra le note maggiormente positive, l'impatto dei giovani Lici, Filippeschi e Lanucci, che hanno tenuto bene il campo segnando i primi punti con la maglia amaranta. Nei primi due quarti, ovviamente, la prima partita non l'abbiamo fatta amichevoli, quindi la squadra era un po', diciamo, contratta dal punto di vista del girare della palla, e in più abbiamo anche da considerare il fatto che siamo ancora in fase preparatoria, in fase di carico, quindi ancora abbiamo le gambe molto pesanti. Ovviamente una volta poi preso un po', e sicuramente anche il coach ha dato un cambio di marcia nei secondi quarti, e onestamente abbiamo visto la differenza. Come hai detto te, dal terzo quarto in poi abbiamo messo la marcia in più e si vede la differenza. Gli innesti, io sono molto contento per quanto riguarda tutti i giocatori, perché quando si riforma una squadra così quasi nella totalità, è difficile trovare subito la quadra, insomma. Quindi sono molto contento dell'innesto dei giovani, perché hanno veramente dato, a me mi hanno dato una grande impressione, perché quando prendi dei giovani così giovani, 2005, cioè, e li metti in un campo di Cigold, ovviamente puoi correre tanti rischi. E il fatto che invece hanno tenuto campo molto bene, ognuno ovviamente con le proprie difficoltà, però hanno tenuto il campo molto bene, questo mi fa molto piacere. Ciò vuol dire che rispetto alla scorsa annata abbiamo una panchina molto più lunga, questo consentirà più di girare, quindi penso che farà molto bene questa panchina lunga. Quindi cosa dire, in più gli innesti importanti, Pelucchini, Fornare, Veselinovic, ovviamente sapevamo che, insomma, erano giocatori di valore, quindi, e sono convinto che oggi ancora non sono al 100%, quindi diciamo che come prima partita, insomma, è andata abbastanza bene, anche considerando che era per noi la prima partita che abbiamo giocato insieme, quindi molto bene.